Ciao a tutti, oggi siamo qui a casa Dulce a Mignanego in provincia di Genova con il nostro grande Francesco Baccini. È sempre lui. Non è esatto, qui c'è il cilindro. E c'è solo il cilindro di Francesco Baccini. C'è un ologramma, non so cosa dirò. Che... Ci racconti perché siamo qui tutti insieme, così come ci vedete? Non lo so, questa idea è nata quanti anni fa? Questa idea, dico io, è nata 10 anni fa. 10 anni fa. Da sottoscritta. Poi ho detto fammi prendere un attimo di tempo. Fammi spiegare l'idea. L'idea era di fare appunto un progetto con gli archi e la sua stupenda voce. Non lui, con la sua voce. Esatto, io stavo a casa. Esatto, ho preso un po' di tempo, racconta come è andata. Ho detto fammi pensare un attimo, mi piace, però ho detto... Non è ancora il momento. Ok, dopo 10 anni... Poi ho detto, chissà come si è ridotta 10 anni dopo. L'ardito dopo 10 anni. Era ancora viva, eh? Ho detto, Eravamo ancora insieme col quartetto, dopo anche 2 anni di pandemia, sono riuscito a sopravvivere alla pandemia, a questo punto. Alla pandemia, e ha detto, Francesco, sei ancora vivo? E ho detto, sì, bene. E allora, che ne dici di riprendere quel discorso antico? Esatto. E ho detto, beh... Quasi. No, gli ho detto, ma ce l'hai un cilindro rosso? Metto sì. Allora, okay, è partito tutto dal cilindro rosso. Allora possiamo fare. E ha accettato di buon grado. E ora siamo qui a fare le prove. Devo dire che mi diverte molto, anche perché è una formazione per me molto inusuale. Però visto che in realtà io parto dalla musica classica, questa cosa del quartetto d'archi mi diverte, mi piace anche poi proprio le contaminazioni musicali, quindi sono delle canzoni che... Non, ma come le immaginavo che ci potesse uscire così bene, che potesse uscire così bene, è incredibile, non sembrerebbe, però è incredibile. Presentiamo il resto del nostro grandissimo team. Sì, non posso girarmi perché sennò mi cade il cappello. Allora, alla batteria abbiamo il nostro così. Maurizio Di Tollo, detto pipistrone, che arriva direttamente da Ortona. Lui annuisce perché non ha il microfono, però... È parlante, eh? Parla anche parecchio. Suona e anche abbastanza bene. Primo violino del quartetto alter ego, Marta Taddei. Un applauso per Marta Taddei. Secondo violino direttamente dall'Ungheria. Attenzione. Questo qua io ho tradotto un attimo per l'ungherese. Noemi Camaras, un applauso. Ho scritto di Noemi Camaras, ma di Asnest. Poi lì c'è la viola, c'è solo la viola lì nella sedia lì. Non c'è nessuno, c'è la marmotta. Ci dovrei essere io. No, il criceto, lui mi ha soprannominato il criceto perché quando suono mi si allarga la sacca. Non si sa come mai. Tipo criceto. E viene fuori il criceto. Viene fuori il criceto che è in me. Al violoncello abbiamo Rachele Rebaudengo, che è l'unica genovese del gruppo. Vabbè, non scherziamo. Ci sono mezzo. E infine, ultimo ma non ultimo, assolutamente non ultimo, è il grande chitarrista Michele Cusato. Un applauso grandissimo. Nudo. Perché ha curato anche gli arrangiamenti, che sono usciti veramente una meraviglia. Io poi non gli ho mai rotto le palle, devo essere sincero. Quindi vuol dire che sono piaciuti sin da subito. Diciamo che l'ho massacrato, ma va benissimo. Che altro vogliamo dire? Parlare della... Che altro vogliamo dire? Che non usiamo l'autotune, mi dispiace. a parte lei che suona l'unica viola con l'autotune, infatti lei, suona il playback. Lei parla e poi... Mi si accorda. Esatto, si accordano le corde con l'autotune, ma è solamente per lei. Solo per me. Vogliamo parlare della prima data? La prima data pare sia latina. Dicono come nelle versioni dovrebbe latine. Dovrebbe essere il 29. Dicunte che sia latina. Il 29 luglio a Latina. Mi raccomando, quelli di Latina, ma anche quelli di non di Latina, che passano di lì, perché chi è che non passa per Latina? Da Latina. È normale. Cioè, poi è bella Latina. Esco, vado a comprare sigarette e faccio un giro. Dove vai a prendere le sigarette? A Latina. La Latina è famosa per andare a comprare le sigarette. La vecchia scuola dove vai a comprare le sigarette e sono tutti a Latina. Esatto. Che fumano. Esatto, ovviamente fumano. Sarà aperto, si potrà anche fumare, si spera. All'aperto si può. In casa non si può fumare. E poi cosa c'è? Ma poi c'è da dire una cosa che io in realtà. Il mondo visione. 2 anni fa, prima del Covid, avrei dovuto fare il mio tour dei 30 anni, visto che sono uscito dalla pubertà da pochi mesi.
mi sta spuntando la barba. Il gruppo letto c'è il Topex, Andy, ce l'ho di là in basso. Allora, siccome sono uscito dalla pubertà e ho fatto 2 anni fa 30 anni di carriera, avrei dovuto fare il tour dei 30 anni, ma poi è arrivato il signor Covid, ho detto, ma aspetta un attimo, che ti ha fatto, mi ha congelato, ancora più tempo. Ho fatto prendere ancora più tempo, dico, facciamo il tour dei 30 anni 2 anni in ritardo, quindi il tempo si è fermato. Ecco. Siamo rimasti. E ha scelto di fare la tournée con noi per festeggiare i suoi 30 anni. Esatto, pensa un po'. Sono completamente pazzo, dillo, sono completamente pazzo, ho scelto di fare i tuoi 30 anni con loro e guarda come sono vestito. Ti sei un po' antichizzato. No, questa qui la usavo da piccolo, questa. E la tuba, io andavo a scuola con la tuba. Eh sì, col bastone, ma perché tu andavi in classe con Giuseppe Verdi? Perché ci avevo già lasciati che ti mantenevi. Ma non abbiamo parlato dei pezzi che faremo. Dei pezzi che faremo, che vabbè, a parte che, come dire, le hit, i pezzi più famosi. In questo tour farò delle canzoni, alcune che non ho mai proprio fatto dal vivo, che appartengono ad album, quindi non erano singoli. Ci sarà anche un inedito? Ci sarà anche un inedito e ci sarà un omaggio a Fabrizio con una versione di una sua canzone che credo nessuno abbia mai fatto la cover di quella canzone lì, cioè, perché De André l'ha cantato tu, anche mia nonna, mia zia, cioè, tutti cantano. Chi è che non ha fatto una cover band di De André? Chi è che non l'ha fatto? Tu fai prestare, cioè, tu ce l'hai ancora? Sì, ce l'ho. Anche però questo brano di Fabrizio, ho scelto questo anche perché c'è di mezzo anche il sottoscritto, nel senso che ho scritto delle frasi del testo della canzone, ed è una canzone che era nell'album Le Nuvole, abbastanza particolare perché era una canzone ironica, e appunto Fabrizio all'epoca mi chiese un aiuto per scrivere delle frasi ironiche, visto che Fabrizio non era molto ironico. E tu anche troppo. Io anche troppo, quindi ci siamo compensati e così mi è venuta l'idea, proprio perché questa canzone nell'album è fatta con una grande orchestra e mi sembrava carino fare una versione invece con gli archi più minimalista. La canzone si chiama 800 ed è proprio la canzone con cui si apre l'album Le Nuvole. Benissimo. E quindi cosa? E dopodiché che altro dire? Che ci sarà un momento del balletto, ma io non ci sarò nel momento del... E chi balla? Non lo so. Qualcuno ballerà. Io l'ho buttata lì, magari scopriamo che tra noi sono dei ballerini. Il criceto non balla. No. Al massimo... Io ci ho provato. Corre sulla ruota. Ecco, una grande ruota. Potremmo pensare a una momento della grande ruota. A un certo punto, durante le pause, sì. Inizio a rotolare. Bene, bellissima idea. E che altro dire? Che altro dire? Bisogna venire a sentire il concerto. Le parole sono di più, no? E loro dove si possono aggiornare sulle nostre pagine? Si possono aggiornare sulle nostre pagine Facebook, la nostra, soprattutto a parte la mia che è la la mia è in mano un hacker, quindi state molto attenti a entrarci perché c'è solo un profilo vero, dovete indovinare qual è. Francesco Baccini su Facebook e Altereco su Instagram e Facebook, Altereco sì, String Quartet, ma ci trovate come Altereco. Ci vedremo presto, speriamo live, e ciao a tutti. È stato meraviglioso. Non avere paura perché...